Bentornati amici smokers, nel video di oggi, da come si evince del titolo, vi parlerò del Regent Street della Robert McConnell, una latta da 50 grammi composta da tabacchi Virginia e Perique, facente parte della serie Heritage Collection, le latte gialle della Robert McConnell, per capirci. Serie conosciuta anche per aver rimpiazzato o clonato i vecchi tabacchi Daniel, e questo per la precisione si pensi sia la riproduzione del vecchio Elisabethan Mixture, che io non ho fumato, come non ho fumato nessun Daniel purtroppo, quindi non posso fare il paragone, però su internet si trova qualche opinione. Diciamo che per quelle che ho sentito io e letto io, per lo più non lo ritengono all'altezza. Ma io questo non lo posso dire. Un taglio Ribbon che vi faccio vedere inquadrato da più vicino. Ma prima, mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Il video. Eccoci qua, preparatevi subito a sentire un bel ciuffo dell'apertura. Ecco, questo è quello che succede quando una latta tiene perfettamente il vuoto. Ecco, all'apertura si presenta così, un bel ribbon bello compatto, dei colori variegati dal biondo più chiaro al biondo più scuro, marrone e anche nero. Deve essere il Perique. Delle belle foglioline fine e larghe, leggere. Ha anche un'umidità ottimale, probabilmente il risultato di una buona di un buon sottovuoto della latta, e brucia bene dall'inizio alla fine, non ha problemi né di incaricamento né in combustione. Intanto vi faccio compagnia con la mia Prince, la mia prima pipa, che ancora adoro. All'olfatto non si hanno degli odori molto forti, molto pungenti, si deve proprio avvicinare alla latta. Si sentono degli odori di piacevoli, di frutta matura più che altro, vegetale, paglia e fieno. Mentre al gusto, cosa posso dire? Che la particolarità di questo tabacco è che è un po' piccantino, si sente un po' acre, si sentono un po' di agrumi, ma come la vedo io, molto in basso, in contrasto con una forza nicotinica che per me è stata elevata. Direi da 1 a 5 stelle, direi 4. A me capita che il Perique copre i sapori del Virginia, diciamo che qua per me è. L'ho trovati molto bassi, diciamo anche impercettibili sull'insipido. Per questo, se dovessi dare un voto complessivo a questo tabacco, io darei da 1 a 10, darei un 6. Non è un cattivo tabacco, però nemmeno mi ha suscitato emozioni. E mi raccomando, io lo dico sempre, queste non le chiamo nemmeno recensioni le mie, io racconto la mia esperienza da fumatore, quindi questi per me sono racconti di quello che provo io, e non è detto che a voi non piaccia, anzi, se l'avete fumato, in qualsiasi caso fatemi sapere nei commenti, scrivetemi cosa ne pensate. Io personalmente non lo ricomprerei neanche, semplicemente perché ho provato di meglio. Ad esempio, il Black Parrot, sempre della Robert McConnell, di cui ho già parlato, ho il video, anzi, vi lascio il link nella descrizione del video, se volete ve lo andate a vedere. Quello mi è piaciuto tanto, quindi non ci tornerei perché questo non mi ha soddisfatto abbastanza. Intanto, in realtà, io lo metterò un po' da parte, mi è rimasto un quarto di latta e sto fumando questo qui, che ve lo racconterò nel prossimo video, il famigerato Navy Flake. Fatemi pensare anche a voi se vi piace, è un tabacco storico che si trova in Italia. E
due buff in compagnia l'abbiamo fatti, io brindo alla vostra salute, salut. E anche per oggi ha sido un verdadero placer, sia pagà, hasta la prossima amigos smokers.